Oggi leggiamo 5 composizioni in rima da Un salice sorridente, libro d'artista tirato in 250 copie dalle edizioni Disegno Grave di Rovereto. Testo e immagini di Marco Dallari, legge l'autore. Il sarchiapone, bizzarro animale di cui al mondo non trovi l'uguale, è un po' selvatico e un po' da cortile. E già nel 600 ne parla Basile, dentro i suoi cunti ironici e amari, comunque prima del buon Walter Chiari. Pare frequenti i neodadaisti, ma non disdegna anche i post-futuristi, dai quali è amato perché il suo aspetto par fatto apposta per fare dispetto al gran Linnaeus e a tutti i soloni amanti delle classificazioni. Lo vidi fuori da una biblioteca accompagnato da un catoplepa e lo sentii chiaramente ordinar 2 frizzantini al Borges Bar. Presi un respiro, mi avvicinai, intimidito, e mi presentai. Il catoplepa, carattere ombroso, bevendo il vino restò silenzioso, ma Sarchiapone, con gran cortesia, mi invitò a unirmi alla compagnia e, assaporando dal calice un sorso, mi si rivolse con questo discorso. Farfare, sappilo, è assai guardanaglio se il putiferro è a capo del maglio, ma per chi finferla il loveraggio arringherà più di un lio di moraggio per sgaragnare che bluchino fuori i malamberberi e i farfatori. Ha salutato con fare giulivo, ha offerto a tutti l'aperitivo, si è allontanato lasciandomi muto. Con la zampetta ha accennato un saluto, poi è ripassato seduto su un bus. Stava leggendo Étranger di Camus. L'albatros, cui tendevi la pargoletta mano, se ne vola lontano per non tornare più. Ma se scende dai colli la nebbia agli irti polli, sui ceppi accesi bolle il coccio del ragù. Così fantasticava un filosofo estetico che, mescolando il sugo di sopra il suo fornello e quel profumo antico trovando assai poetico, tradì una sera il vero, scegliendo invece il bello. Pensava: e se morissi proprio in questo momento per fulmine del cielo o per un coccolone, cercherei qualche idea, concetto o d'argomento, o avrei rimpianto invece di qualche sensazione? Ripenserei Immanuel, Nussbaum o Derrida, o i baci e le carezze della dolce Giselle, gli scritti di Cristeva, l'intertestualità o un buon ragù fumante sopra le tagliatelle? E mentre l'albatros volava via, regale, vanamente inseguito da un dito di bambino, capì che il signor Hegel in fondo è un poverino e quello che è reale non è mai razionale. A un maiale di Modena, di area concettuale, fu assegnato uno spazio da artista alla Biennale. C'erano grandi artisti, famosi a più non posso, la Gina Pane nuda con i suoi vermi addosso. Cattelan esponeva un ciuccio imbalsamato, la Abramovic se stessa con scheletro abbracciato. Lui fece una performance davvero molto bella, simulando un amplesso con una mortadella. Lei lascia in giro fili d'argento.
li spargi ovunque, accento. Sopra il ripiano del mobile bar, dentro le pagine di un libro noir, sulla mia giacca, sopra il cuscino, uno una volta dentro un calzino. Signora dotata di sobria eleganza, ma di tricotica esuberanza, passa con dolce autorevolezza e con ironica assennatezza per terre amabili e terre birbone, e fino ai luoghi della sragione sparge i suoi fili come semenza, tracce distratte della sua presenza, trame sottili che aiutano i cuori a dare forma alle voci interiori, fili d'Arianna coi quali l'istinto riesce a orientarsi nel labirinto. La testa dentro è ben ordinata, ma fuori e intorno è sparnigata. Ed è da lì che ci viene l'alimento di questa messe di fili d'argento. Occhi di mare, aureola di luna, questa signora è la mia fortuna. Un signore brizzolato nella terra si è piantato. Con i piedi sta in cucina, ma la testa sbuca in Cina, dove a 106 cinesi che lo guardano sorpresi, chiede con un bel sorriso: «Scusi, amica, un po' di riso, lo vorrei per casa mia contro la malinconia».